Pasquale Taverna, sindaco del comune di Bianchi, siamo qua all'Istituto Agrario di Soveria Mannelli per la festa dell'agricoltura e dell'artigianato nel 50° anniversario della fondazione dell'istituto. Che devo dire? Che sono felicissimo per due motivi. Uno certamente per rappresentare le istituzioni territoriali del Savuto, e in quanto Bianchi dalla sua nascita ha dato molti ragazzi a frequentare questo istituto, tra cui chi vi parla in questo momento è stato alunno per 3 anni qui. Poi ho insegnato per 35 anni, quindi oggi per me in questa occasione di festeggiare i 50 anni dell'autonomia scolastica dell'istituto, anche se dico che l'istituto avrà minimo 60 anni, perché prima era sede coordinata di Catanzaro. E quindi rivivere in questa giornata significa un tuffo nel passato, e che dicevo anche dei colleghi, ricordo tutto ciò che ho fatto nei 35 anni con ragazzi, i quali, devo dire la verità, sono felicissimo di vederli che oggi sono molti seri professionisti sul territorio, sia a livello di ingegneria, sia a livello di avvocati e dottori in agraria e anche forestali. Quindi vuol dire che questo istituto ha dato le basi per uno sviluppo nell'agricoltura e nell'ambiente. Oggi veramente è una festa eccezionale, e dico ancora che bisogna puntare su questa scuola più possibile, perché senza la terra il mondo non può stare. Quindi l'istituto ha la possibilità di preparare questi nuovi tecnici e in più dare un input a sfruttare il nostro territorio dal boschivo al terreno, per proprio con progetti innovativi, in modo che la Calabria e il territorio del Reventino Savuto possano decollare veramente. Quindi viva l'Istituto Agrario di Soveria Mannelli!